Questo programma è presentato da Desideria, bar gelateria, di Persone Stefania, via Gioffreda 1, Santa Caterina. Caseificio Timan, produzione punto vendita latticini freschi, zona PIP lotto 3, Alessio. Telefono 0833 91 34 97, www.caseificiotiman.com. Caseificio Timan, dal 1976, l'esperienza al vostro servizio. Savino, bar, pasticceria, gelateria, produzione propria artigianale, Corso Roma 41, Gallipoli. Conserve ittiche Scapece Manno, dal 1954, zona industriale San Nicola. www.scapecemanno.it. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla 17ª edizione del Premio Battisti. Anche quest'anno, come tutti gli altri anni, si rinnova il ricordo di un grande artista che ha segnato in una maniera indelebile la storia della musica d'autore. Ma senza indugi, senza rubare tempo, voglio presentarvi immediatamente un grande artista, un attore cinematografico, teatrale, televisivo, il bello di 100 vetrine, signore e signori, Annardò Raffaello Balzò. Buonasera Raffaello e benvenuto nella nostra meravigliosa Nardò. Buonasera. Buonasera. Ciao Nardò. Ci siete? Ci siete? È una serata bella lunga, lo sapete vero, tanti cantanti, importanti. Importanti anche giovani talenti che si esibiranno qui questa sera. Allora diciamo una cosa, visto che la serata è lunga, abbiamo cominciato con una mezz'ora di ritardo, ma ci sta comunque. Io comincerei subito a presentare l'orchestra. L'orchestra che vedete qui alle nostre spalle e che naturalmente accompagnerà tutti i brani che saranno cantati qui questa sera. E l'orchestra è... Allora, l'orchestra Terra d'Otranto. Sì, diretta dal maestro Antonio Palazzo. Buonasera, buonasera maestro. Tra l'altro lo conoscete tutti, tantissimi suoi successi, tantissimi, ultimo, non ultimo, ma quello che c'è più vicino nella nostra terra, Gallipoli, il premio barocco, lui è la chiave e la vita del premio barocco nel nostro Salento. Allora direi di cominciare subito. Subito Raffaello subito, con un Ma avete visto che bellezza ragazze? Mamma mia, io non avevo il piacere perché non vedo purtroppo. Grazie. Ormai sono di casa Nardò, tra poco infatti... mi candido come sindaco, posso? Sarai votato soprattutto dal pubblico femminile. Bene. Allora cominciamo subito con un brano bello. Bello tosto, bello tosto. Allora cantano Alessandra Zuccaro, Machi Ferrari, cantano Cantano una bellissima canzone, come diceva Raffaello, per dare un grande ritmo, Nessun dolore, con le coreografie di Andrea Zuccaro e Giorgia Calò. Mm-hmm.
tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorato, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni ovvie d'orgoglio e di sesso. E invece niente, no, non sento niente, no, nessun dolore. Sono queste ragazze, cominciamo benissimo con una grandissima energia, bravissimi, bravissimi anche i ballerini, se ce la fate, i vostri nomi al volo. Andrea. Giorgia. Bravissimi, bravissimi. Grazie mille, cominciamo veramente con il botto, anche perché io sono un... Eccolo, sono riuscito a ricominciare anche sì, il secondo microfono. Sono recuperato. Come abbiamo cominciato? Bene, con grande ritmo. Come abbiamo cominciato? Ah, tanto rimango a un'ora, come abbiamo cominciato? No, vogliamo sentire musica subito. Ok, continuiamo con una ragazza di 21 anni, una ragazza di Avetrana. Poi ci dirà due parole di lei. Allora, 21 anni da Avetrana, Miriana Minon, canta insieme. Buonasera a tutti. Io non ricevo. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto sogni miei. Sono una da ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo.
Toscana. Eccoci qua, Miano. Miriana, che voce! Grazie. Che voce! È un'emozione questa sera stare qui. C'è tantissima gente. Sì. Dici qualcosa di tu, hai 21 anni, sei di Avetrana, sì, però hai aperto diversi concerti, sì, da quello che so io. Sì, ho aperto vari concerti, tra cui quello di Patti Pravo, Mariella Nava, Povia. Poi comunque studio anche al conservatorio, studio canto jazz. Insomma, questa è la mia vita. Facciamogli un grande in bocca al lupo per grazie. La sua carriera. Crepi. Bravissima, grazie mille. Buona serata a tutti. Bravi anche l'orchestra, veramente fenomenali, grandissimo sound, maestro, bravissima. Adesso presento un ragazzo di Brindisi, lui ha 22 anni, so che ha bisogno di un attimo per prepararsi, lo farei accomodare qui sul palco, Luca Carlino. So che hai bisogno anche della sedia, giusto? Ah, ecco, la nostra Diana, la nostra Valletta, facciamogli un bel applauso. Ok, ti lascio il palco, a te. La nebbia che respiro ormai si dirada perché davanti a me un sole quasi caldo sale ad è. La luce si diffonde ed io questo odore di funghi faccio mio, seguendo il mio ricordo verso te. Piccoli stivali e sopra lei, una corsa in mezzo al fango e ancora lei, poi le sue labbra rosa e infine noi. Scusa se non parlo ancora slavo, mentre lei che non capiva disse bravo, e rotolammo fra i sospiri ed a. Seduti accanto in un'osteria, bevendo un brodo caldo che follia, io la sentivo ancora profondamente mia. Un ramo calpestato ed ecco che ritorno col pensiero e ascolto te, il passo tuo, il tuo respiro dietro me. Dietro me.
Luca Carlino, la luce dell'Est. Grazie Luca. Come sapete, come tradizione del premio Battisti, oltre che ospitare personaggi di grande prestigio appunto qui su questo palcoscenico, vuole dedicare spazio ai giovani talenti, ai giovani che appunto meritano sostegno e promozione. Complimenti, ma velocissimi, qualcuno direbbe presto, presto, introduciamo subito il nuovo giovane talento neretino, Marzia Presta, eccola qui che arriva, una nostra neretina che studia canto da ben 5 anni, eccola qui, Marzia Presta ci presenta una canzone bellissima dal titolo Il Paradiso Non È Qui. Se lavoro e sopravvivere si può, un'altra lingua, un altro modo di parlare, se non ti abitui anche è facile morire, il vino costa un occhio e poi non è un granché, le donne invece qui ci sono anche per te. Grazie. Bravissima Marzia. Grazie. Tu dopo in casa, vero? Sì. È una ragazza di Nardò, giusto? La conoscete? Ma non sapevate che era così brava, vero? Beh, lo sapevate, lo sapevate. Io so che tu stai cantando da quando sei una ragazzina, da 5 anni. Sì.
Sì, sì, ho iniziato 5 anni fa e poi non ho più smesso. Beh, ci credo, comunque veramente, veramente brava e spero di vederti magari in situazioni ancora più grandi di questa, di questa manifestazione. Grazie. Perfetto, grazie mille. Grazie mille. Ah, una foto, facciamoci una foto, benissimo, è pronto? Eccolo qua. Eccolo qua, perfetto, grazie mille. Allora io adesso lascio qui il microfono, ecco qua, e chiedo alla regia di abbassare le luci perché ci sarà un momento magico, un momento di poesia. Che vita ha fatto a immaginarsela così? Volà la vita. Che vita ha fatto ad aspettarsela, convinta che la vita c'è? Che vita ha fatto se non torna a nascere, non torna più? No, non sia mai. Che vita ha fatto? Ha pianto a piovere e sul pendio dello sgocciolio lei sdrucciolò. Lei m'amò, tu l'amasti, io no. I verbi non coincidono, no. Che vita ha fatto? Ma ben più rapida che lei duellò la vita. Che fine ha fatto? Metà sognandola, metà in realtà, se poi è realtà, quel che in realtà sognò a metà. Lei l'amò, tu l'amasti, io no. I verbi la tradirono. Che c'entro io? Che vita ha fatto ad immaginarsela così, colà la vita? Come sta? Come stai? Come sto? La voce, coniugandoci, s'allontanò. Desideravo invitare sul palcoscenico Raffaella Pappadà in qualità di vicepresidente dell'associazione Persone Down. La invitiamo sul palcoscenico perché per lei il presidente dell'associazione Lucio Battisti desidera offrirle, appunto, c'è un premio, una targa, un riconoscimento, anche perché desideriamo, appunto, manifestare lo scopo del premio Battisti, che è appunto prosociale. Come sapete le sedie sono state appunto vendute proprio per raccogliere quanti più fondi possibili per questa meravigliosa associazione. Prego alla vicepresidente Pappadà che riceverà la targa da parte Buonasera. Dell'associazione Battisti. Buonasera. Buonasera. Invito la nostra Diana a raggiungerci affinché possiamo appunto concederle questa targa, regalare questo piccolo omaggio all'associazione e per tutto l'impegno che appunto regala a queste persone così bisognose. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto io porto i saluti e i ringraziamenti della dottoressa Maria Teresa Galignano in questa circostanza. E, questo è un grande riconoscimento per noi, anche perché facciamo tanto per il territorio, proprio per le persone in favore della sindrome di Down in questo stato. E ringrazio tutta la cittadinanza per aver partecipato con generosità e tutti voi. Grazie. E la parola al Presidente. Bene, io sono affaticato perché chiaramente insomma l'organizzazione che mi vede in prima persona insieme a Tommaso Zuccaro, quindi chiedo scusa di questo mio affaticamento un po' nervoso. E chiamo, hai un po' di sudore, ma sì, lo so, vabbè. Ringrazio la Presidente Galignano, chiamo sul palco Luigi Fedele che è un altro attivista per quanto riguarda l'associazione. Prego. L'associazionismo. Benvenuto anche a lei. Benvenuto. Perché il premio Battisti, ricordiamolo, è il premio Battisti per il sociale. È sempre stato così. E se riusciremo a proporre un'altra edizione, resterà sempre per il sociale. Bene, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie a Maurizio, un mio carissimo amico da tantissimi anni. E
voglio raccontarvi, prima di parlare della mia associazione, voglio raccontarvi un aneddoto. Tantissimi anni fa io ho conosciuto Maurizio nell'ambito del nostro lavoro, perché noi siamo colleghi con Maurizio. Il primo giorno che ho conosciuto Maurizio, lui praticamente canticchiava una canzone di Battisti. E questo è successo quanti anni fa? Emozioni, è successo 28 anni fa, un po' di anni fa. Quindi un grossissimo applauso a Maurizio, perché questa manifestazione, so, e quotidianamente me ne parla, ce l'ha proprio nel cuore. Beh, speriamo appunto che questa manifestazione durerà per tantissimi anni. Sì. Certamente, quindi, per tanti anni ancora. Ultimamente ho faticato molto. Quindi io vi ringrazio veramente. Parlo un attimo soltanto, un minuto soltanto della mia associazione. Solo prego, un prego. Allora, io sono il presidente dell'associazione, che ha un nome un po' particolare, però molto bello. Noi ci chiamiamo Pitulini Puzzulenti e siamo di Bodrugno. E collaboriamo da un po' di anni con varie associazioni del Salento. Noi abbiamo contribuito tantissimo in termini economici a tutte le associazioni che abbiamo sostentate con il nostro fare, con il nostro impegno e loro, quelli dell'associazione, pure a noi hanno dato tanto, perché credeteci, un abbraccio di un ragazzo, di una persona anziana meno fortunata di noi non ha prezzo, non ha valore. È qualcosa di magico, ecco, esatto, la parola giusta, è qualcosa di magico. Quindi noi quotidianamente lavoriamo con il nostro gruppo, noi abbiamo uno spettacolo che diamo giro per le piazze itineranti, in più abbiamo delle manifestazioni in paese, dove a noi, come ritorno, noi diamo tanto, però riceviamo tantissimo, e sono queste cose qua, queste cose bellissime. Guardatevi, e mi rivolgo ai giovani, ai più ragazzini. Quando un ragazzo di voi rimane indietro, giratevi, guardatelo, vi sorriderà, quel sorriso vale oro. Grazie a tutti e buonasera. Bravo, bravo Luigi. Bellissimo intervento. Sei un degno collega. Grazie a voi. Grazie Presidente, all'associazione, buonasera. Grazie, continuate pure il programma. Bene, naturalmente è doveroso ringraziare anche l'amministrazione comunale di Nardò che con tanto impegno ha sostenuto il premio Battisti così come lo fa ogni anno. Carissimo Raffaello. Comunque devo dire che questo è stato veramente un bel intervento. Bellissimo. Sì, sì. Poi io conosco il tuo cuore, che so che prima di venire qui, dovete saperlo, concedetemelo, so che avete fretta di sentire la musica. Lui è andato appositamente a salutare delle associazioni proprio perché desideravano vederlo. Lui si è speso da quando è arrivato a girare per tantissime associazioni che lo attendevano, volevano fare le foto e appunto salutare Raffaello Balzo. Quindi è una delicatezza che pochi hanno. Grazie, un cuore grazie meraviglioso. Io direi di continuare adesso con la musica, che dici? Bene. Allora adesso abbiamo... Al punto 6! Andiamo sempre al punto 6! Vai! Raffaele Passiante ci propone un medley di due brani. Vediamo un po' di chi? Battisti! Battisti! A voi, Raffaele! Ogni notte ritornare per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui, accidenti e farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
grazie. L'orchestra Terra d'Otranto, ancora il maestro Antonio Palazzo. Eccoci. Hai ancora un brano, giusto? No. No, come no? Erano questi due. Perfetto, perfetto, benissimo. Bravissimo, bravissimo. Adesso abbiamo una ragazza di 28 anni, una ragazza che magari conoscete perché lei ha partecipato a diversi talent. Lei ha cominciato con Amici, poi lei ha vinto Area a Sanremo, è stata una delle finaliste di The Voice. Lei appunto, come ho detto, è di Lecce, ha 28 anni, Marianè. Senza noi non siamo niente, senza noi siamo soli, tutti gli altri non sanno niente di noi che abbiamo il sole dentro, il sole dentro, il sole dentro, il sole dentro, il sole dentro. Bravissima, grazie. Veramente, veramente brava. Senti che bell'applauso che ti danno. Ascoltami, ma io, sì. Vediamo un po' più avanti, ma io sono un po' curioso. Sì. Hai appunto, hai partecipato ad Amici, hai sì, vinto... come sfidante. Come sfidante, hai vinto Sanremo. Area Sanremo. Area Sanremo. Ma parlami di The Voice, com'è stata come esperienza, la competizione? Raccontaci un po' brevemente com'è questa situazione, com'è questo reality. Se si può chiamare reality. Sì, sì, diciamo che sì, in parte è un reality. È un'esperienza che a me comunque ha maturato tantissimo. Non mi aspettavo, perché diciamo che è nato tutto così,
quindi ho fatto il provino, poi mi hanno chiamata per fare, diciamo, appunto. Senti, il programma. Quando ti hanno chiamato per fare il programma? Quando non stavo nella pelle. Quando hai ricevuto la chiamata? Salve, la stiamo chiamando da The Voice, lei ha... Non ci credevo. Com'è stata la telefonata? Ce la puoi raccontare? Salve, stiamo chiamando dalla redazione di The Voice, volevamo appunto confermarle che lei parteciperà al programma. No, non è stata proprio così. Raccontacelo. Anche perché... Sì, diciamo che ci hanno chiamato a Roma per fare comunque per fare la firma del contratto e quindi da lì un po', diciamo, si pensava che appunto... No, aspetta un attimo, la firma del contratto, però non ti avevano detto che... No, non mi avevano detto ancora. Ah, quindi è stata una sorpresa, sì, alla fine, quindi sorpresa. Ti hanno chiamato dicendoti puoi tornare che magari vogliamo vederti ancora. Sì. E poi da lì comunque ho fatto la blind, la selezione in diretta e per me è stato un sogno. Quindi te l'hanno detto al volo, te l'hanno detto? Sì. Mi hanno preparata, diciamo, 2 o 3 giorni prima, ovviamente. E come sei stata? Prima di entrare sul palco, perché il palco è importante, con dei personaggi importanti, le gambe? Non ce le avevo più, perché comunque è un'emozione forte, un'emozione grande che... Cioè, noi ragazzi, noi cantanti, a volte aspettiamo, no, queste chance che la vita, ci dà. Appunto, per questo, visto che tu appartieni alla nuova generazione, sì, di cantanti che magari partono con un reality, in questo caso qua, visto che tu sei anche della zona, se volessi dare un consiglio, cosa che io non posso fare perché io sono un attore, ai ragazzi appunto che vogliono iniziare a cantare, io... con la tua piccola esperienza, ma non è neanche tanto piccola e tanto grande, cosa diresti ai ragazzi? Che devono fare? In realtà l'unica cosa da fare, infatti, come il pezzo dice, senza noi non siamo niente, quindi in realtà non demordere, credere sempre in se stessi e andare avanti, perché quello è l'ingrediente giusto, credere in se stessi, perché se non crediamo prima noi stessi, non crede nessuno, quindi diciamo che questo è fondamentale, credere in se stessi, avere comunque tenacia, forza. E si va avanti sempre. Carissimi, non vorrei disturbarvi perché c'è dietro tutto uno staff di ospiti che dice per favore sbrigatevi. Mi sono dilungato, però mi interessava sapere anche. È bellissimo, c'è infatti la prossima canzone in programma. Grazie mille, Marianne, grazie mille. Un altro applauso che è importante, è importante dare, come ha fatto appunto il nostro Raffaello, valore subito ai nostri ospiti. Da adesso devi presentare Il tempo di morire, giusto? E prego, dove stai andando? Sto dicendo appunto sbrigati a cantare. Pronti? Allora, continua la nostra carissima Marianne con Il tempo di morire. Tutti con le mani su, vai! Motocicletta, dieci HP. E tu a 16 sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato e so che guarirei. Non dire no. Disperata.
velocemente introduciamo la seconda parte del monologo con Ivan Raganato. E la prima parte, come avete visto, di Alta Poesia era dedicata a Panella. Adesso reciterà una poesia di Henry De Luca che si intitola Mare Nostro ed è un tema di grandissima attualità, un momento veramente delicato e profondo che riguarda proprio l'immigrazione, gli immigrati, quindi un tema meraviglioso sulle note del pianoforte di Alex Zuccaro, Ivan Raganato. Mare nostro che sei nei cieli, abbracci i confini dell'isola e del mondo. Sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde. I pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uva di vendemmia che abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le riabbassi a tappeto. Custodisci le vite e visite cadute come foglie sul viale. Fai da autunno per loro, da carezza, da braccio, da bacio in fronte, di padre e di madre, prima di partire. Grazie. Ivan Raganato, un grandissimo applauso. Adesso passiamo subito alla prossima cantante perché dobbiamo stringere un po' con i tempi. Quindi abbiamo un soprano, una bellissima ragazza. Lei si chiama Grazia D'Aversa. Io e te da soli. Tu corazón se empezó.
Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? Ed un mondo tutto chiuso in una via ed un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia realtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai che è vero, no, che è vero Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura di essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio è roccia ormai, è sfida il tempo, è sfida il tempo, e tu lo sai, sì tu lo sai. Yeah.
Non volevo manco cantare, però come posso non cantare di fronte al mio, io dico il mio pubblico, perché di solito si dice che non si è mai profeti in patria, ma io questo non lo posso dire perché la mia città mi vuole bene e io amo tutti voi. Grazie. Grazie. Fabiana Licuori, la mia, lei non voleva manco cantare perché giustamente poi... E pensiamo a fare tante cose, organizzazione, sedie, vabbè, non ne parliamo. E poi il microfono. Magari se lo accendono, sì, forse si sente meglio, devo dire. Dopo questa sera lui cancellerà il mio numero dal suo cellulare, è vero? Grazie a tutti, grazie. Io vorrei solo rubare ancora 2 minuti perché è doveroso farlo. Intanto io vorrei ringraziare e salutare questa grande orchestra. Veramente grazie ragazzi per averci dato questo onore, dai bravissimi coristi, Raffaele, Alessandra, Machi e la bellissima Eleonora che è arrivata senza turbo, ha rotto la turbina, però ce l'hai fatta. E poi la sezione fiati! E poi Giuseppe, Giorgio, Marcello, il mio amico storico, Giulio, Carlo, Luigi, queste bellissime violiniste, violiste, violoncelliste, e un applauso grande maestro Alex Zuccaro, che mi sembra di conoscerlo. E un applauso al grande maestro Antonio Palazzo. Allora, se mi danno un programma al volo, io vorrei fare dei ringraziamenti veloci, doverosi purtroppo, e poi andiamo avanti, velocissimi. Un programma, ragazzi, programma. Ok, perfetto. Allora, io vorrei fare un grande applauso e invitare sul palco, insieme a me, il presidente Maurizio Leuzzi. Grazie, grazie Tommaso. Io riesco di nuovo. Saluto il sindaco Marcello Risi, che sostiene questa manifestazione. Grazie sindaco, sostienici sempre perché abbiamo bisogno. Va bene, Tommaso, dobbiamo essere molto veloci. Sì. Allora io vorrei ringraziare e fare un doveroso ringraziamento pubblico, in primis alla Maestà Eventi, grazie Nello Marti e Patrizia Bulgari per la collaborazione. Per noi è stato grazie, un grande onore grazie. Collaborare con voi. Grazie. Veramente. E poi Tommaso, vai, ringrazio perché io non... Un ringraziamento al sindaco, agli assessori e tutti, tutta l'amministrazione. Però il mio cuore mi dice un attimo che l'amico Carlo Falangone, certo, Mino Natalizio, certo, Daniele Piccione e tanti altri che veramente... Andrea Zaccaro voglio nominare perché Andrea Zaccaro, ma anche questo nostro amico che... Sì, io vorrei riservare però lo staff nostro, okay. Magari lo facciamo più corposo in un secondo momento. Vi lasciamo allo spettacolo. Ecco, vi lasciamo allo spettacolo, Tommaso. E andiamo avanti. E ci sentiamo dopo. Grazie a questo meraviglioso pubblico, perché veramente non so quanti siano, ma sono 10.000, mamma mia. 8.000. E poi grazie soprattutto a Lucio Battisti, un applauso. Grazie a tutti, a dopo. Questo programma è presentato da... Desideria, bar gelateria, di Persone Stefania, via Gioffreda 1, Santa Caterina. Yeah.
Lucio Timan, produzione punto vendita latticini freschi, zona PIP lotto 3 Alessio, telefono 0833 91 34 97, www.caseificiotiman.com. Caseificio Timan, dal 1976 l'esperienza al vostro servizio. Savino, bar, pasticceria, gelateria, produzione propria artigianale. Corso Roma, 41, Gallipoli. Conserve ittiche Scafece Manno, dal 1954. Zona industriale San Nicola. www.scafecemanno.it. Il cantante che abbiamo adesso sul palco è un cantante importante, veramente importante. Ha una storia molto, molto forte. Lui viene da una famiglia di musicisti, una famiglia storica, una famiglia... Poi capirete. Ho il piacere di avere qui sul palco Nello Daniele. Buonasera a tutti. Maestro. Thank you.
te chiamerò, bella figliola che te chiamerò. Che bello no mamma te tami, che bello no mamma te tami. Yeah, yeah. Come vena, vena, vena ma piglia, una canna ma non mi assomiglia. Come vena, vena, vena ma yoga, cambio carro duro senza rota. Come vena, vena, vena ma piglia, una canna ma non mi assomiglia. Come vena, vena, vena ma piglia, una canna ma non mi assomiglia. Com'è bella sta piazza, pienissima, emozionante. Quindi facciamo parlare la musica, perché la musica poi è quella che unisce tutti quanti. E io vorrei che, non voglio tornare su, parliamo solo di musica, e questa è la musica di una persona che, non solo a me, ma a tutti noi, penso, non solo a me che giustamente di famiglia, ma a tutti noi ci ha lasciato un qualcosa che possiamo, un patrimonio culturale che possiamo cantare tutti quanti. Quindi non siamo noi bravi qui sopra, i musicisti, diciamo siamo tutti uniti questa sera per fare qualcosa di, non so se a voi vi piace, io penso che piaccia a tutti, ai bambini. Pero está bueno.
maga mani. Ma chi va che sta mangiando se vuoi dire passare? Io coscio negli stendi giù. Però se sta buona qua, maga mani. A tu fa figlia lo fa giuccalo. Thank you.
lavoro. Grazie a voi. Abbiamo improvvisato, anche perché io sono arrivato da poco, quindi abbiamo trovato, però penso che l'importante è cantare, cantarle ed emozionarci. Ci emozioniamo e vi saluto con questo brano che è la colonna sonora di tutti noi. Di tutti noi, anche se per quelli che non sono, di tutti noi, io poi parlo, mi dimentico che non sono, sono napoletano, però vabbè, qui mi sento a casa perché sto vicino a casa mia. Però è la colonna sonora non solo per noi napoletani, io penso per chiunque, quindi Napulè. Grazie. Bello, grandissimo, grazie. Grandissimo, guarda che applauso, meritato. No, applauso non c'è bisogno, siete voi, grazie. Hai detto bene, bisogna emozionare.
Bisogna emozionarsi, sì, quindi questa sera io mi sono emozionato. Spero e anche noi tantissimo, tutti voi. La poesia, un grande applauso, la delicatezza, grazie. Veramente grazie a voi, sono meraviglioso. Onoratissimo di essere qui questa sera, anche per la prima volta, quindi ho scoperto che siete molto molto caldi, anche per la strada. So che adesso tu sei in tournée, giusto? Sì, sì, dopodomani siamo a Brindisi e poi tocchiamo un po' tutta la penisola. Bene, bene, allora io vorrei chiamare adesso sul palco, ci spostiamo, che sennò... Non andare via, Nello, ecco, perché... Vorrei chiamare qui sul palco l'assessore Daniele Piccione, visto che so che è stato già avvisato. Lo invitiamo subito. Perché giustamente... Per te c'è un premio, c'è il premio Battisti, appunto, che ti consegnerà l'assessore. Eccolo qui davanti che sta... E mentre l'assessore arriva, io volevo ricordarvi e salutare Teleonda, gli amici di Gallipoli che stanno riprendendo l'intera serata e che sarà ritrasmessa diverse volte. Bene, benvenuto all'assessore Daniele Piccione, che consegna la maiolica che è stata realizzata dal maestro Malandugno appositamente per Nello. Daniele, un grande applauso. Grazie all'assessore Daniele Piccione. Buonasera. Grazie Nello, grazie. Grazie, veramente un piacere. A questo punto abbiamo un cambio della guardia. Abbiamo, esatto, un ospite importante e prima di tutto invitiamo sul palcoscenico Bruno Conte. Bruno Conte, ciao, grazie, collega, buonasera. Che prenderà in mano le redini della serata. Ciao Raffaello, a dopo. Buonasera, vorrei salutare questa sterminata piazza, è bellissimo vedervi, veramente non potevamo immaginare una simile affluenza. Piazza Salandra non sarebbe bastata stasera. Sono felice di essere nuovamente qui al premio Lucio Battisti, che ho avuto il piacere qualche anno fa di presentare nell'occasione in cui venne Antonella Ruggero, qualcuno sicuramente ricorderà. Bene amici, stasera parleremo ora, anzi in questo momento, di un personaggio di livello internazionale, di cui vi dirò solo una cosa. Lui ha fatto parte per 39 anni del gruppo italiano più famoso nel mondo. Questo gruppo ha inciso 30 album, ha vinto 14 Telegatti, 15 dischi d'oro, 46 dischi di platino, 350 canzoni ha inciso, 23 milioni di album venduti, 20 milioni di singoli, 3.500 concerti in tutto il mondo. Cavalieri della Repubblica, 2 concerti per il Papa e ambasciatori del WWF. Lui ha fatto parte di questo gruppo. Tutto il resto ve lo dirà al momento questo filmato che andiamo a vedere. Stefano D'Orazio nasce a Roma in quel di Monteverde, in una famiglia fortunata, come ama definirla lui stesso. Un papà rigoroso e al contempo divertente, una mamma comprensiva e affettuosa, una sorella di qualche anno più grande e un nonno amante del cinema e delle buone maniere. Erano gli anni dell'immediato dopoguerra e in quel nuovo quartiere ancora tutto da inventare trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza. La parrocchia, gli amici, la scuola. Scapestrato quanto basta, cresce fino a inciampare nella musica. Una passione improvvisa e travolgente. Ed è proprio con tre amici del liceo che mette su il suo primo complesso, i Sunshines. E di lì in poi un turbinio di nuove formazioni, tutte con dei nomi improbabili. Naufraghi, Lombrichi, The Others and Pataxo, fino ad approdare al punto con cui incide il suo primo disco, che lo fa affacciare alla realtà musicale nazionale. Nell'estate del 1971, l'incontro con i Pooh, una sistemata look, una stretta di mano e l'inizio di un esaltante successo che in 40 anni ha visto un solo cambiamento. Decenni adrenalinici, affollati di tutto e del contrario di tutto, dove il lavoro prende il sopravvento su ogni cosa. Compositori e autori, i Pooh diventano quasi subito anche editori, produttori e discografici delle loro canzoni. E D'Orazio, oltre a scrivere, suonare e cantare, è chiamato a fare da manager a quella imponente e unica macchina della musica che per quasi mezzo secolo farà da colonna sonora ai sogni degli italiani. Un successo costante, riconoscimenti e premi di ogni genere fino a essere nominato nel 1986 Cavaliere della Repubblica Italiana. Viaggi in mille città,
alla costante ricerca di emozioni da far diventare canzoni. Momenti indimenticabili e incontri importanti. E poi gli affetti, quelli di sempre, quelli che neanche il successo riesce a cancellare. Una carriera davvero invidiabile. 25 milioni di album venduti, 20 milioni di singoli, 15 dischi d'oro, 46 di platino, 400 canzoni incise, 3.500 concerti, oltre 7.000 ore di musica di fronte a folle oceaniche, spettacoli innovativi e sempre all'avanguardia. Poi, nel settembre del 2009, all'apice del successo, D'Orazio decide di lasciare i suoi amici per sempre, di salutare il suo pubblico e di scendere dall'astronave. Vuole scoprire cos'altro c'è oltre ai Pooh e lo scopre in fretta. La sua nuova passione si chiama musical. Dopo il successo di Pinocchio, scritto con Saverio Marconi e con i Pooh, che a 10 anni dal debutto, dopo oltre 400 repliche, riesce a sbarcare perfino a Broadway, ha voglia di replicare quell'esperienza. Così mette in scena Aladdin. E saranno proprio Roby, Dodi e Red a regalargli le musiche della sua nuova favola. È un successo inaspettato. Oltre 200 repliche con il tutto esaurito ogni sera. Subito dopo, sotto richiesta degli ABBA, fa cantare in italiano il loro fantastico musical Mamma Mia, e anche quello si rivela un grande successo. Anche da solo, D'Orazio continua a stupire, tanto che viene immortalato al Museo delle Cere di Roma, accanto ai grandi della musica, a memoria del suo passato e ad affermazione del suo presente. Scrive un altro musical, Viva Zorro, prodotto dalla Medina e campione di incassi della stagione 2012-2013, dove spicca una strepitosa Alberta Izzo. Questa volta le musiche sono di Roby Facchinetti ed è ancora successo. Nel frattempo scrive la sua biografia, Confesso che ho stonato, dove in tono autoironico e scanzonato racconta la sua vita vista dal lato più sconosciuto e inedito e viene a galla tutto ciò che nessuno vorrebbe mai leggere su di sé. Il libro, dopo appena 2 mesi, va in ristampa per una seconda edizione. Gennaio del 2014, ancora un nuovo musical, Cercasi Cenerentola. Diventerà principessa. Scritto con Saverio Marconi, con le musiche di Stefano Cenci. Cambia la vita. Una rilettura della favola esilarante e imprevedibile, con Paolino Ruffini nel ruolo di uno sgangherato principe azzurro, al fianco del numero uno del musical italiano, Manuel Frattini. Diventerà principessa. Meno male che D'Orazio all'uscita dai Pooh aveva dichiarato che voleva finalmente riposarsi. Chissà cosa avrebbe fatto se si fosse messo a lavorare. Questo è il personaggio. E siccome anche qui sappiamo fare le carrambate, Stefano D'Orazio è qui! Grazie. Ciao Stefano, benvenuto. Benvenuto a Nardò, benvenuto nel Salento. Stefano D'Orazio. Mamma mia quanti siete, che bello, straordinario. E devo dire che sono veramente fortissimi, davvero. Oh, de più. Bravi, davvero, bravi, bravi. Mi associo bravi. All'applauso, anche se sono quasi tutti bravi. Musicisti che conosco, quindi sanno che li stimo molto. Allora Stefano, questo è il libro, il tuo libro. Confesso che ho stonato una vita da Pooh. È un libro un po' dissacrante, l'hai definito un autosputtanamento, l'hai definito così. Assolutamente sì.
Una biografia autosputtanante, di solito quando uno scrive su se stesso cerca di raccontare le cose belle e quelle brutte di nasconde. Io invece mi sono fatto proprio una selezione straordinaria di tutte le cazzate che ho fatto nella mia vita, le ho infilate là dentro e tutto il resto invece me lo sono tenuto per me, anche perché in effetti le cose poi che funzionano e che ti fanno sembrare un pochino più bravo e diverso dagli altri in realtà non fanno mai il pedigree, no? Invece il fatto poi di raccontarsi, di rivoltarsi un po' come un calzino, poi alla fine porta delle emozioni che penso che siano belle da me. Allora amici, questo libro racconta un po' la storia dietro le quinte personale e dei Pooh. È diviso praticamente in tre parti, la parte pre-Pooh, la parte vissuta con i Pooh e la parte post. Ne avete visto nel filmato anche... Praticamente io lo volevo intitolare il paradiso, il purgatorio, l'inferno e viceversa. Invece poi mi hanno detto no, famo invece che famo sempre quelli contenti. E questo è quanto. E troverete nel libro degli aneddoti straordinariamente anche esilaranti, se vogliamo. E anche delle riflessioni molto serie sulla vita, sul successo, sullo sforzo che bisogna fare per arrivarci, no? Ma tutto cominciò con una batteria di seconda mano, forse Stefano. Di quinta mano, non lo so, praticamente io raccontai una bugia perché vedevo che quelli che suonavano cuccavano e siccome io non cuccavo, dico adesso dico che suono pure io, visto mai che mi capita qualcosa di positivo. E allora praticamente una sera raccontai perché vedevo che dicevo, anche io suono. E che suoni? Dico, mo che dico, che suono? Se dico chitarra qualcuno la tira fuori, faccia cantare, se dico pianoforte, vieni su che ce l'ho un piano, via. Dico, mo io dico l'arpa, che è una cosa, ma non faceva molto beat, perché ho detto la batteria, che è ingombrante, non credo che qualcuno la tira fuori dal bauletto, e in realtà proprio in quel momento questi mi dissero, ma davvero suoni la batteria? Noi stiamo proprio cercando un batterista, Carla? Dico sì, adesso però non ce l'ho qui con me la batteria, la devo andare a rimediare che l'ho lasciata a Ostia Antica da mio cugino, devo rimediare una macchina, prendere. Facciamo che tra 15 giorni che trovo la macchina eccetera magari ci vediamo, assolutamente dobbiamo ascoltarci, vedere se facciamo un gruppo insieme, perché sì, perché no. Praticamente io da quel momento in poi dico adesso che cosa gli racconto a questo? Per cui ho pensato che 15 giorni fossero sufficienti per rimediare una batteria, imparare delle cose in croce e presentarmi da loro e fare una figura meno di merda possibile. E la cosa incredibile fu che praticamente la batteria la trovai dopo un po' perché c'era uno che stava vendendo, faceva night, e mi diede questo reperto archeologico, praticamente che era grigio topo, che io lo portai a casa, dopo lì era bianco, questo faceva night e stava grigio. 12 ore sotto questa batteria, ci mangiava, faceva credo anche pipì e delle altre cose lì sopra. Insomma, questa batteria, adesso che ho questa batteria che ce faccio? Era la domanda successiva. Per cui rimediai uno che sapeva o diceva di saper suonare la batteria, mi insegnò un tempo, 1, 2, 3, ta, 1, 2, ta, ta, 1, 2, 3, io tutto il tempo per 15 giorni, 1, 2, 3, ta, 1, 2, ta, ta, finché arrivai a casa di questi ragazzi che suonavano. Erano una chitarra, una chitarra e una chitarra. L'unico che non suonava la chitarra ero io, per cui dico, vabbè, facciamo queste cose. Facevano delle canzoni degli Shadows, perché non avevano un impianto audio per le voci, per cui io mi misi là e quando facevano un pezzo veloce io facevo 1, 2, 3, ta, 1, 2, ta, ta, 1, 2, 3, ta, 1, 2, ta, ta. Era solo quello che sapevi fare. Quello era quello, ho imparato in quei 10 giorni. Poi mi facevano, adesso facciamo un pezzo lento, preciso, 1, 2, 3, ta. 1, 2, ta, ta. Più lento, più lento. Sì. E così via tutto. Ma alla fine la cosa incredibile fu che mi dissero, oh, ma lo sai che sei bravo? E io cazzo ci ho creduto, e quindi eccomi qua. Era un predestinato, era un predestinato. Predestinato. 1, 2, 3, ta. Senti Stefano, ma siccome ho visto che ti sei dato anche al musical con Pinocchio, che ha fatto 460 repliche a Broadway, un record... Certo, 460 repliche. Devo dire che il merito di Pinocchio è sicuramente i Pooh che hanno fatto le liriche e le musiche, ma anche di tutto questo cast straordinario di Marconi, della Compagnia dell'Arancia, che è riuscito a mettere insieme in un momento che e a farci produrre uno spettacolo che non esisteva in Italia, che tra l'altro sta ripartendo proprio l'altro ieri sera, è ripartito da Milano, per cui ormai siamo al decimo anno, abbiamo fatto un po' di giri per il mondo, siamo addirittura andati in Corea, dove non capivano un tubo di quello che si diceva e si cantava, però erano tanto contenti. No, volevo approfittare di Pinocchio per chiederti, ma come mai tu hai scritto Pinocchio? Tu a scuola mi sa che eri molto bravo, o mi sto sbagliando io? Ascolta, da ragazzo come eri da scuola? Ti stai sbagliando. Lo so.
coraggioso. No, io ero abbastanza devastante, no, come ragazzino, ma devo dire che un pochino mi aiutava il fatto perché, per esempio, al ginnasio io ero stato già contaminato dalla musica e quindi suonavo, cantavo con un inglese mediamente maccheronico, no? Yesterday, wanagana shagarangala, perché questo era quanto, e insomma praticamente andavo mediamente male, ma soprattutto in inglese c'era questa che mi odiava abbastanza perché ero quello che praticamente capivo l'inglese, lo parlicchiavo, ma non ne sapevo nulla di tutto quello che era sintassi, grammatica, storia, eccetera. Per cui quando mi interrogava, contava sul fatto di farmi fare delle figure di merda, e ci riusciva mediamente, no? Infatti mi ricordo che faceva delle domande, quando agli altri gli chiedeva when was died William Shakespeare, quando è morto William Shakespeare, a me mi chiedeva Shonagram, perché dice, non fo, io vedere. Io innanzitutto manco sapevo che Shakespeare è stato male, questo mi dice che è morto, una notizia devastante fu quella. E poi c'era questa consuetudine che a una certa ora arrivava in classe verso le 10 nel mio istituto, arrivava il bidello che chiedeva a quelli, ai professori, se dovevano portare qualcosa dal bar per far colazione. Io ero interrogato alla cattedra, arrivò il bidello con un'aria molto suddita e dice, professoressa, devo portare qualcosa dal bar? E questa tutta incazzata dice, sì, bah, una botta sulla carta, porti una balla di fieno che qui c'è un asino. A me mi venne automatico dire, per me è un caffè. 3 giorni di sospensione. Tutti questi aneddoti li trovate su questo libro meraviglioso. Vorrei, ecco, abbiamo raccontato, Stefano, 2 aneddoti che riguardano la tua fanciullezza, la tua giovinezza. Adesso uno soltanto dei tanti che ci sono nel libro che riguarda invece la tua vita con i Pooh. Sì. Beh, voi sapete che noi europei, e in particolare noi italiani, abbiamo per anni vissuto nel mito dei giapponesi per la loro precisione, per la loro meticolosità, per il fatto che non sbagliano mai nulla. E i Pooh sono in tournée nel mondo e stanno in Giappone. Sentite un po' come finisce la storia. No, noi eravamo precisini, no? Per cui andavamo a fare queste cose fuori, c'erano tutte le nostre esigenze, perché abbiamo bisogno di questo, ci portavamo 40 tecnici dall'Italia e lì ne trovavamo altrettanti. E allora mi ricordo che eravamo ospiti in un programma televisivo, una cosa tipo Sanremo, dove noi facevamo gli ospiti, il giorno prima delle prove ci vengono a dire appunto, guarda, voi siete collocati a quest'ora, fate questa certa cosa, c'era un grandissimo palco girevole, davanti c'è un altro che canta, voi nel frattempo vi preparate, questo sempre con una traduzione di uno pratico che ci avevamo dietro, e questo ci dice, e per fare tutto questo avete 3 minuti. Dicono, guardi, noi con 3 minuti non proprio neanche se salutiamo, cioè non ne potevamo fare, per cui magari mettete prima di noi qualche cantante di più, che magari non ha bisogno di strumenti eccetera, e quando poi tocca a noi ci date sto quarto d'ora che noi giriamo, siamo pronti e suoniamo dal vivo. Va benissimo, perché loro quando ti dicono sì, non è che ti dicono sì perché c'hai ragione, ti dicono sì che hanno sentito quello che tu gli hai detto, però c'è sempre torto, per cui alla fine sì, 3 minuti, no, non hai capito, 3 minuti ti sparo, non la potevamo fare, insomma questa storia è andata avanti più di tanto, e a un certo momento ho fatto, va bene, facciamo in questo modo, 3 minuti ci riuscite voi, facciamo vedere quello che ci serve, suoniamo, montiamo, facciamo quello che c'è, voi prendete i nostri strumenti, li montate in 3 minuti, ci chiamate quando è tutto pronto, noi verifichiamo che sia tutto a posto e giriamo la pedana e facciamo il nostro momento dal vivo, se non siamo a posto rimaniamo dietro tutta la vita. Questo non è ma 3 minuti, perfetto, il giorno dopo infatti tocca a noi, gira il palco, smontano quello che c'era, montano la nostra roba, dopo 1 minuto e mezzo ci fanno, prego che? Siamo pronti, ci sediamo. Erano pronti tutto dopo. Tutto perfetto, incredibile. Vedi il Giappone. E io lì già mi stavo stranito perché dico, noi se portiamo 40 persone, questi qua 3 minuti, vabbè. Tocca a noi, gira la, ma nel momento in cui stava girando, dopo che avevamo verificato che funzionava tutto, io con una cattiveria che è proprio niente, allento un galletto del piatto della batteria, no? Quelli di sotto, no? E vado davanti, il palco gira, prendo, suono, faccio tutto quello che devo fare, sul finale di questo pezzo che stavamo facendo, a un certo momento io volevo far cadere sto piatto, perché dico così, gli dimostriamo che 3 minuti un cazzo. E comincio a picchiare fortissimo là sopra, sempre di più una caciara spaventosa, finché finalmente questo piatto cade, padapum! E io lì un respiro di sollievo, finisce tutto, applauso, rigira il palco, io mi ritrovo dietro di nuovo con tutti i tecnici giapponesi, tutti avviliti, tristissimi,
e io passando faccio: se non siete capaci a fare le cose, state a casa. Questo si è ammazzato, l'hanno seppellito lì sotto il palco, non si è saputo più niente, incredibile. Questa è proprio la cattiveria. I miei colleghi mi dicevano: ma dai, non si fanno questa cosa, ma io poi non gli ho mai detto, lo sanno poi postumo che l'avevo allentato io. Io ho fatto proprio vedere che era proprio un dramma vero quello che avevamo vissuto, no? Per cui dai, no? Questi se sono capaci, 3 minuti, poi fanno queste figure di merda e andiamo. E c'era uno che disse: ma questo in Giappone, questo suona la batteria come Bruce Lee. Giusto per restare in Giappone. Allora, bene, adesso abbiamo parlato del passato, una domanda, l'ultima domanda che riguarda invece un possibile futuro, perché dovete sapere che si è sparsa la voce, io gli voglio chiedere cosa ne pensa, di una clamorosa riunione nel 2016, perché nel 2016 Pooh fanno 50 anni di carriera. Pensate un po', si è sparsa la voce. Me l'hanno detto pure a me, devo dire che me l'hanno detto, no, ci siamo incontrati, abbiamo parlato di questa eventualità di fare un concerto, un qualcosa appunto tutti in coro, infatti ci vedremo adesso a fine settembre per parlarne, per vedere se ci viene un'idea, un'invenzione per fare in maniera di festeggiare questa tappa importante della nostra storia. Anche con Riccardo Fogli, tra l'altro. Ma vediamo, tutti quelli che carichiamo, tutti, quelli che vogliono venire, noi viviamo semmai, no? Anzi, se qualcuno si vuole iscrivere, noi facciamo questo charter per festeggiare, anche un pasticcere che ci fa la torta, insomma, praticamente vediamo di trovare la maniera di festeggiare questi 50 anni in una maniera degna. Sarebbe bellissimo, ci andiamo tutti al concerto dei 50 anni, tutti quanti. Tra l'altro lui è autore e cantante di un brano che festeggia un cinquantenario, quello dei suoi genitori, 50 primavere, lo conoscete? È un brano meraviglioso, se non lo conoscete andate a sentirlo. Bene, allora siamo arrivati al momento della premiazione. A proposito, in un loro brano, Pronto, Buongiorno e La Sveglia, loro dicono: ma siete più belli in TV, ma secondo voi, come vi sembra, è più bello in TV o va bene adesso? Non ho sentito. Di solito mi dicono sei più bello dal morto, però anche da più. Va bene. Allora io invito qui il vice sindaco di Nardò, Carlo Falangone, vice sindaco che effettuerà ora la premiazione, la consegna del premio Lucio Battisti alla carriera. Prego. E saluto ancora, ecco, vice sindaco, si metta in prospettiva televisiva, salutiamo Teleonda, è stato già fatto, lo ripetiamo. Ecco la nostra splendida. Meraviglia, grazie davvero. Premio grazie, alla grazie. Carriera per Stefano Dorazio, premio Lucio Battisti, grazie. Nardò Salento 2015. Grazie. Prima di congedarci, una domanda è d'obbligo. Ecco, Stefano, vice sindaco, la saluto. Grazie ancora, Stefano, un tuo ricordo personale di Lucio Battisti, se c'è? Ma sicuramente Battisti ha accompagnato la mia adolescenza quando cominciavo più o meno a suonare. Mi ricordo che quando uscì nell'ottobre. Quanti pezzi fanno? No, ci abbiamo delle comunicazioni di servizio che arrivano qua davanti. Sì, no, sono comunicazioni di servizio. No, dicevo che mi ricordo che quando uscì Emozioni, io passai tutta la notte ad ascoltare questo pezzo e la mattina mi svegliai devastato dall'emozione di aver ascoltato quelle canzoni e poi soprattutto da quello che mi lasciò dentro, perché una cosa del genere mi venne in mente, non ci riusciremo mai a farla uguale, e devo dire che avevamo perfettamente ragione. E un incontro tra voi Pooh e Lucio Battisti, c'è mai stata un'occasione in cui avete cantato? Sì, Pooh hanno incontrato Lucio Battisti nel cantagiro del 1969, però io non facevo ancora parte del gruppo perché sono entrato appunto con tanta voglia di dire nel 70. E loro mi raccontano sempre di questo loro incontro con questo ragazzo romano, no? Che aveva questo talento incredibile, soprattutto questa era schivo, aveva poca voglia di essere, di far cose, no? Di essere presente con gli altri, quindi era meno sgomitante di tutti gli altri loro colleghi, ma aveva quella grandissima dote che solo i grandissimi riescono ad avere, che è quella appunto di essere consapevole del messaggio che voleva raccontare ogni sera che saliva sul palco, e questa era una cosa bellissima. Questa sera qui a Nardò i due grandissimi nomi della musica italiana, Lucio Battisti, Stefano Dorazio, i Pooh.
Grazie, grazie anche per l'accostamento con Lucio, davvero. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie. A presto. Bene, io richiamo qui Raffaello Balzo e Maria Grazia Leuzzi, colleghi, presentatori. Collega, grandissimo. Vado, vi passo domani. Maria Grazia. Grazie. Ciao a tutti. Grazie a Stefano D'Orazio, Bruno Conte, per eccoci questo momento qua veramente meraviglioso. Carissimo, metti gli occhiali in questo momento? Ho dovuto mettere gli occhiali perché i prossimi ospiti devo leggere bene. Devi leggere bene, bene, per questo Linea Ottica Zaccà a Nardò. Esatto. Allora, è molto importante appunto che leggo tutto quello che hanno fatto questi due grandissimi musicisti. Hanno esordito scrivendo delle canzoni di Mina nel 1992, hanno scritto anche la colonna sonora con i laureati, il Ciclone con Pieraccioni, hanno vinto il premio Rino Gaetano, hanno lavorato con Mogol, sono dei... li conoscete tutti, li vogliamo chiamare insieme. Basterebbe fare così: sono le 20, sono le 20 e 10, sì. Li conoscete tutti. Bene, avete già capito di chi stiamo parlando, signore e signori, gli Audio 2.
Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie. Voglio soltanto dire una cosa, che praticamente noi non abbiamo provato niente, ci siamo sentiti al telefono, il gruppo ha fatto tutte le stesure, no? Insomma, secondo le versioni originali, noi stiamo arrivando da Palermo con 1000 chilometri sulle spalle senza provare, mi pare che fin qui sia andato tutto bene, quindi sono molto 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 felice, grazie. 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 Adesso ne facciamo un'altra, direi... Datemi un do. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, un po' più veloce, e quasi sempre dietro la collina il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno al pallone, frenato e con un colpo di becco, bene tu stato forato e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su. Boschi di braccia tesi, un sorriso che non ha né più un porto né più un'età. Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, se chiudi gli occhi un istante, ora figli dell'immensità, se segui la mia mente, se segui la mia mente, torni facilmente le mie gelosie. Ma non ti accorgi che è solo la paura che infine uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso, ma sono mie. Tua mano, perché potremmo correre sulla collina e tra i ciliegi vedere la mattina. Che giorno è? E dando un calcio ad un sasso vestito d'inferno, farlo rotolar giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. Che ti lavano
grazie a voi e grazie a questa band, orchestra, super band, meravigliosa ed eccezionale. Grazie maestro, grazie. Beh, io ne farei ancora un altro, ne facciamo un altro, dai. Quello che ci eravamo detti. Ok. Facciamo un altro. Vi state divertendo, sì? Cantate con noi, mi raccomando, cantate con noi. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza il sole e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da una lieto d'amore di vero amore in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità ci offre un valore, tutti dell'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime su noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e salta un vento tiepido d'amore, di vero amore, e scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo andrai. Se tu lo vuoi,
Grazie. Claudio 2, grazie. Ancora un applauso, ancora un applauso. Più forte, che se lo meritano. Microfono. Grandissimo. Sta. Ciao a voi. Grazie infinite. Ascoltarla qui a Nardò, e come mi permetta, non sarò se certo la prima a dirlo, è come sentire Battisti. È un omaggio così grande con la musica di Battisti. Una storia nella storia. Ma voi non ci avete neanche regalato uno dei vostri pezzi. Io sono cresciuta ascoltandovi. Non lo volete proprio fare un brano dei vostri? Ma un accennino? Forse almeno due. Una cosa alla quale non possiamo esigere. Lo vogliamo sentire? Lo vogliamo sentire? A questo punto gli audio 2 non possiamo evitare, sicuramente. Esatto, va bene. Grazie. Facciamo due pezzi quelli, sì. Tra quelli un po' più noti, famosi, spero insomma che li ricordiate e che li cantiate con noi, ecco, insomma. Anzi, dovete cantarli con noi, perché abbiamo bisogno del vostro canto. Il canto libero. Canto libero. Questo è un canto occupato, perché dovreste cantare insieme a noi. Libero è quando uno se ne va un po' per conto suo, no? Gianni Laporta, il nostro tastierista. Vostro corregionale, tra l'altro. Corregionale di Montalbano. Quindi, qui vicino, Tutti insieme! Che irradierà, si spera. Tutti elementi forti della sfera. Sarebbe un colpo ritrovare voci più normali. Tu con la penna scrivi sempre in rosso. Sorseggi piano piano il tuo caffè. Potresti raddrizzare questa nave, sì, con un colpo da manuale. Direresti a fondo, tutti quanti insieme, apri le tue mani. Con lei è un'ora di lavoro straordinario.
quasi infallibile. Grazie. Non so quanti di voi sanno, questa è una canzone che abbiamo scritto Enzo, 20 anni fa, tra virgolette prestata a Mina, con la quale poi abbiamo anche duettato sia in italiano e anche in una versione spagnola. Questo lo diciamo sempre, che si chiama Da Vueltas la vita con la di Moscia, la vita, però chiaramente in Italia non fu distribuito, solamente in Spagna e nel Sud America, per cui insomma ecco il motivo per il quale l'abbiamo naturalmente eseguita in italiano, perché siamo in Italia, siamo italiani, siete italiani. E, insomma, un bel rapporto con Mina, con Celentano, che dura da tanti anni. Abbiamo scritto canzoni come Acqua e Sale, come Neve, Specchi di Fessi, O Te, insomma, vuol dire tanti brani. Però adesso ne facciamo uno che con Mina non c'entra niente, nel senso che è una canzone che Enzo, insomma, voglio dire, converrà con me sul fatto, e lo so per certo, che a livello autorale, come un fatto, come dire, internos, pensiamo che questa canzone che faremo non sia la più bella in assoluto, perché ci sono diverse canzoni che abbiamo scritto finite nei nostri album, magari poco famose perché non sono mandate, magari state inviate nelle radio, però questa canzone, nonostante noi riteniamo non sia proprio la più bella in assoluto, è quella che maggiormente ci ha rappresentati, insomma, negli anni 90, verso la metà degli anni 90, e ancora, se non per tutti i versi, per tantissimi versi ancora ci rappresenta. La canzone si chiama Alle 20, anche se è più conosciuto come Sono le 20, perché nel ritorno, insomma, e sono le 20. Eccola qui. Ta 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 ba ba tre qua ba. Nella stazione l'orologio, il treno, il pendolino, fretta per gli spostamenti a monte. Eh sì e no, c'è sempre un inizio in ogni cosa che si fa. C'è chi segna quel che devi fare, gli occhi sbarrati sul tempo futuro, poche le ombre riflesse sul muro, tutto già lì a portata di mano. Giro di lancette che si sa sovrapposti insieme ad ogni ora, ma libere, libere che sono le venti, sono le venti, sono le venti e dieci, sì, non siamo quelli che vedono ancora per fermi di telegiornale, siamo contenti di vedere i vecchi bis in bianco e nero, tu puoi immaginare. Che la costa fermo lì, a portata di mano. Il rovescio, la medaglia, la coppia di luce, si potrebbe anche essere insensibili. Nella valigia c'è sempre il profumo, serve a cenare l'odore che si ha. L'occorrenza diventi qualcosa che non sia solo un'età, è come un giro di lancette. Sarà passata insieme a ogni ora, ma libera, libera che sono le venti, sono le venti, sono le venti e dieci, sì, noi siamo quelli che vedono ancora le terre di telegiornale, siamo contenti
vera improvvisazione, ma veramente. Grazie. E vi spiego anche perché, perché i brani di Battisti da loro erano stati provati senza di noi. Grazie. Questo qui invece praticamente no, per niente. Quindi è un miracolo, è un miracolo. Ciao a tutti, grazie. Aspetta, ciao. non andare via. Io chiamerei al volo, non andare via. Io chiamerei subito sul palco l'assessore. Spero che sia assessore questa volta. Mi sentite? Sì. Nino Natalizio. E assessore? Sì, lo invitiamo sul palco, Nino Natalizio, perché abbiamo appunto la maiolica, simbolo appunto proprio del premio Battisti da consegnare agli Audio 2. Questa volta, sì, grazie. Prima avevo sbagliato. Grazie, devo dire veramente. Chiamerei la nostra. Eccola qua. Un momento di grande emozione, prego. Dobbiamo farla vedere. Vediamo se non casca. È una ceramica, attenzione. Ringraziamo ancora una volta l'orchestra Terra d'Otranto con il nostro maestro appunto Antonio Palazzo, che ha appunto accompagnato in questa improvvisata, grazie, come ancora, avete visto, gli ultimi due brani. Grazie assessore, veramente grazie. Questo programma è presentato da Desideria, bar gelateria, di Persone Stefania, via Gioffreda 1, Santa Caterina. Caseificio Timan, produzione punto vendita latticini freschi, zona PIP lotto 3, Alessio, telefono 0833 91 34 97, www.caseificiotiman.com. Caseificio Timan, dal 1976, l'esperienza al vostro servizio. Savino, bar, pasticceria, gelateria, produzione propria artigianale, Corso Roma 41, Gallipoli. Conserve ittiche Scafece Manno, dal 1954, zona industriale San Nicola. www.scafecemanno.it